Eccoci di nuovo in diretta sulle fonti TV con il nostro appuntamento mensile Market Star dedicato all'analisi, insomma, al bilancio dei mercati sotto più aspetti con Morningstar Italy e saluto Sara Silano che è collegata con me. Sara, bentornata, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Peraltro, Sara, ecco, dobbiamo partire. Intanto siamo in un momento cruciale di passaggio, si spera, proprio per cercare di guardare oltre il Covid. Speriamo, insomma, adesso che c'è tutta la fase vaccinale in corso d'opera con rallentamenti che devono essere risolti, ma insomma con sempre input più positivi che arrivano. Quindi direi che potremmo essere veramente a un periodo di svolta, ma ancora non lo sappiamo. Però partiamo proprio per fare il nostro bilancio mensile, dalla chiusura del primo trimestre. Quindi, insomma, da qui comunque possiamo partire per guardare oltre. Che cosa ci dicono i mercati azionari? Che cos'è accaduto? Sicuramente i mercati hanno cominciato a guardare oltre la pandemia e quindi quello che avverrà dopo. È stato un trimestre positivo, non paragonabile sicuramente al primo trimestre 2020, lo ricordiamo con i crolli che c'erano stati proprio per lo scoppio della pandemia. L'indice dei mercati azionari globali ha guadagnato quasi il 9% ed è andata bene l'Eurozona, bisogna dirlo, con l'Italia decisamente positiva e protagonista. Street ha comunque continuato la sua corsa, l'Asia Pacifico e gli emergenti sono rimasti un po' più indietro, comunque con rialzi superiori al 6%, ad eccezione della Cina che si è fermata un po' a un più 3,6%, però lo ricordiamo, la Cina aveva corso molto nel corso dell'anno scorso. I mercati comunque hanno iniziato a inglobare una crescita post-Covid, nonostante molte parti del mondo, compresa l'Italia, siano ancora in lockdown. A beneficiare maggiormente di questa attesa di crescita sono le aziende che operano nei settori ciclici, cioè quelli proprio legati all'andamento del ciclo economico. L'abbiamo visto nel primo trimestre col settore petrolifero, ma anche il finanziario e beni di consumo. Per contro, settori come il tecnologico, che erano stati protagonisti nell'intero anno scorso, hanno cominciato a rallentare la corsa. Non che siano andati male, ma hanno corso un po' di Un meno. po' di meno, assolutamente. Ecco, nel primo trimestre rimaniamo sempre su questo primo bilancio. Quali sono state le migliori categorie di fondi? I fondi azionari del settore energia e finanziario sono stati tra i protagonisti nei primi 3 mesi dell'anno. I primi addirittura hanno guadagnato in media oltre il 20%, i secondi oltre il 15%. E proprio lo abbiamo detto, le aspettative di ripresa economica che hanno determinato questo andamento, una campagna di vaccinazione che seppure con lentezze e problematiche va avanti e quindi favorisce i settori ciclici. Tra i protagonisti però voglio anche citare un'altra tipologia di fondi, e qui guardiamo allo stile, l'orientamento value rispetto al grow, è orientamento alla crescita che invece è stato protagonista per molti dei passati anni. Ora ritorniamo a vedere che gli investitori guardano le società con più basse valutazioni, con più alti dividend yield e tassi di crescita più moderati. E infine vorrei citare anche le small cap, società di media e piccola capitalizzazione, che sono più legate all'economia dei singoli paesi. Anche qui l'andamento è stato sicuramente positivo, in particolare negli Stati Uniti, ma anche sulla Borsa di Londra e in parte anche in Europa. Insomma, si è guardato anche a società a medio-piccola capitalizzazione e non solo a quelle a larga capitalizzazione. Ecco Sara, ovviamente sempre in modo costruttivo abbiamo parlato delle migliori categorie di fondi, però andiamo a vedere anche quelle che invece hanno performato meno, quindi le peggiori, insomma, facciamo una sorta di parallelismo. Sono sul fronte opposto sicuramente alcuni fondi che investono su specifici paesi, mi riferisco in particolare alla Turchia, gli azionari turchi hanno perso in media il 14% nel primo trimestre e sicuramente tra i fattori che hanno pesato negativamente c'è stata la rimozione del governatore della banca centrale, un governatore che era riuscito un po' a ristabilire la fiducia degli investitori e ora quindi ci sono di nuovo interrogativi
negativi su quello che è il futuro anche economico e di politica monetaria di questo paese. È stato un trimestre negativo anche per gli azionari Brasile, il paese è in recessione dal 2016, è stato molto colpito ed e continua a essere colpito dall'epidemia di Covid-19 e oltretutto le aziende hanno subito forti ribassi degli utili, per cui altro paese che appunto, dove il mercato azionario ha in qualche modo subito le conseguenze di una situazione economica non facile. Infine citerei anche tra le peggiori categorie quella sul settore dei metalli preziosi, in questo caso l'osservato speciale è l'oro, che è stato messo un po' sotto pressione dall'aumento dei rendimenti delle obbligazioni governative statunitensi, un tema che è all'ordine del giorno, però guardando avanti facciamo attenzione perché si comincia a riparlare di inflazione e ricordiamo che l'oro spesso viene usato come protezione dalla perdita di potere di acquisto delle monete. Sara, ecco, ovviamente bilancio del primo trimestre, però possiamo anche dire ai noi che è passato un anno dallo scoppio della pandemia, insomma l'abbiamo superato ormai l'anno e con tutte le dovute riflessioni che vanno fatte, però insomma cerchiamo di capire chi ha vinto e chi ha perso tra i fondi, ancora restiamo in questa sorta di classifica tra i migliori e i peggiori. Su 330 categorie Morningstar che abbiamo analizzato, categorie di fondi, è un dato interessante notare come il 74,8% ha un rendimento positivo a un anno, quindi dal 10 marzo possiamo prendere come data simbolo del crollo e dello scoppio della pandemia ad oggi, molti fondi hanno recuperato soprattutto i fondi azionari, che sono anche stati quelli che hanno ottenuto le performance migliori durante l'anno, e in cima alla classifica troviamo strumenti specializzati sulle energie alternative, quindi parliamo anche di strumenti che investono nella transizione energetica, ma spicca anche il settore tecnologico, e ne abbiamo parlato spesso di questo settore che comunque ha beneficiato dei cambiamenti anche nelle abitudini di vita e di acquisto degli investitori, e poi il settore delle risorse naturali che comunque è un po' la new entry ma ha avuto dei rendimenti sicuramente positivi. Lo stile grow, come ho detto prima, è stato il protagonista l'anno scorso, oggi qualcosa sembra cambiare. Quindi se guardiamo sull'arco temporale di un anno è questo lo stile che ha vinto tra gli investitori, e all'interno dell'Eurozona vorrei citare i fondi specializzati sul piazza affari perché hanno sovraperformato, ma questa sovraperformance è imputabile quasi del tutto ai primi mesi del 2021 e soprattutto a quando la situazione politica italiana si è stabilizzata con l'insediamento del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Ok, ecco, abbiamo parlato spesso e continuiamo a parlare spesso anche dei settori, che poi sono i settori che magari hanno dato delle buone indicazioni, che hanno performato bene in questi mesi di pandemia e che possono dare ulteriori, come dire, appigli per i mesi a venire. Se è così, non lo so, ma cerchiamo di capirlo insieme a te. Insomma, i tecnologici sicuramente sono stati tra i vincitori, questo, ripeto, lo abbiamo ribadito più volte, però insomma non è sicuramente stato l'unico comparto. Assolutamente no, il settore della salute non ha sperimentato nell'ultimo anno la volatilità di altre industrie. Se noi guardiamo all'indice Morningstar US Healthcare, ha guadagnato oltre il 17% nel 2020, un po' meno dell'indice azionario generale statunitense. Diciamo che molti produttori di farmaci stanno ancora lavorando per il vaccino, hanno lavorato per il vaccino. Poi c'è un'altra categoria, insomma, invece aziende biofarmaceutiche che invece si sono più focalizzate sui trattamenti per i malati di Covid, e anche in questo caso bisogna dire che sicuramente ci sarà ancora spazio di sviluppo in questo campo e quindi anche di benefici dal punto di vista dell'apprezzamento di questi titoli, anche se come auspichiamo tutti il vaccino riuscirà a debellare definitivamente il Covid, la parte di cura, quindi di prodotti medicinali per la cura, forse perderà un po' nei prossimi anni di rilevanza. Infine vorrei citare l'industria petrolifera che è stata colpita fortemente in borsa l'anno scorso, oggi invece vediamo una ripresa che è iniziata proprio dall'inizio del 2021 sull'attesa della fine dei lockdown, di un
ritorno quindi a una vita, a una ripresa economica, e anche probabilmente questo è un dato che fa riflettere, perché i mercati non vedono così imminente il passaggio a fonti alternative e okay. quindi fonti green, certo. come si suol dire. Assolutamente sì. Ecco, se ti dovessi chiedere, Sara, qual è la principale lezione che abbiamo imparato o che stiamo imparando o che impareremo, insomma, poi decliniamolo nel tempo che ritieni più consono, la pandemia proprio sui mercati azionari. Il crollo dei mercati prodotto dalla pandemia è stato uno dei più gravi forse nella storia recente, ma è stato significativo quanto sia stato nello stesso tempo violento e breve, e quindi probabilmente ci ha lasciato due insegnamenti guardando a, diciamo, alle prospettive degli investitori: evitare di farsi prendere dal panico e quindi di vendere quando il mercato crolla, proprio perché c'è stata molta concentrazione del crollo in poco tempo, poi i mercati si sono ripresi, chi ha ceduto al panico ha sicuramente incassato forti perdite, invece, come abbiamo visto anche prima, la gran parte dei mercati azionari, ma anche dei fondi azionari, ha poi recuperato largamente nel corso dell'anno. Meglio anche non fare previsioni su quanto tempo sarà necessario per la ripresa del mercato azionario. Questo sicuramente continuerà a essere osservato, quello che è accaduto nel primo trimestre dell'anno scorso, in particolare a marzo, quindi questo crollo così violento e questa ripresa successiva altrettanto importante. Un'altra lezione sta sicuramente in una riflessione che bisogna fare: il mercato azionario non è l'economia, gli stimi si sono ripresi, le economie sono ancora deboli, ora si comincia a parlare di tassi di crescita e di ripresa significativi, ma abbiamo avuto un anno assolutamente difficile, pensiamo a settori come quello del turismo, sì. e ricordiamo che il rischio di mercato è qualcosa di più della volatilità dei mercati, proprio perché include l'esistenza di eventi estremi, e in questo caso l'abbiamo visto nel 2020. Ecco, un altro tema, parola chiave, insomma, di questo primo periodo dell'anno è sicuramente inflazione, che continua a far parlare di sé sui mercati finanziari, peraltro, insomma, è diventata un po' intermittenza, però uno dei principali pericoli a cui hanno guardato gli investitori per un certo periodo. Ovviamente il più grande rimane sempre il Covid, Sara, però insomma si è andata a intersecare bene, lo dico con un sorriso un po' provocatorio, in tutte le questioni impending che abbiamo. In Europa, parliamo proprio di casa nostra, quanto dobbiamo preoccuparci in questo momento? Perché dall'America, insomma, sono arrivate più rassicurazioni anche da parte di Powell, eccetera, eccetera, e quindi in Europa vorrei capire un po' come vedete voi la situazione. L'inflazione è tornata protagonista al centro dell'attenzione proprio perché negli Stati Uniti è stata approvata una manovra fiscale, lo ricordiamo, da 1.900 miliardi, a cui si andrà ad aggiungere questo enorme piano per le infrastrutture. Però perché i timori non sono confinati oltreoceano? Se vediamo a quello che le decisioni della Banca Centrale nell'ultima riunione, lo scorso 11 marzo, è stato delineato uno scenario che prevede ancora un calo del prodotto interno lordo nel primo trimestre di quest'anno, a fronte però di un rialzo temporaneo dell'inflazione. Temporaneo è il termine chiave. L'Istituto di Francoforte, infatti, ha annunciato un aumento significativo del ritmo di acquisto delle obbligazioni nel prossimo trimestre, quindi quello che è appena iniziato, dando un forte segnale di voler agire per evitare che i rendimenti più elevati dei titoli governativi statunitensi portino a un inasprimento ingiustificato delle condizioni finanziarie nell'Eurozona. L'Eurozona non può permettersi questo tipo di inasprimento perché la situazione economica resta fragile, il piano di vaccini procede ancora un po' con lentezza e soprattutto ci abbiamo un debito pubblico che è pesante come un macigno, per cui sì, è vero, dobbiamo guardarla l'inflazione, però la BCE è prontamente intervenuta, ecco, a sostegno, sì, dell'economia, sì. Dobbiamo dirlo, certo, assolutamente sì, finché, insomma, è un po' il mantra che ci ripetiamo sempre, no Sara, finché ci saranno gli interventi sostenibili delle banche centrali, chiaramente possiamo essere protetti rispetto a tutti i rischi del caso. Però, visto che noi parliamo di investimenti, com'è possibile difendere gli investimenti proprio dall'inflazione?
Ricordiamo che in una situazione in cui i rendimenti dei titoli di Stato sono bassi ormai da anni, un incremento dell'inflazione potrebbe significare che si mangi tutto il guadagno. Quindi, quali semplici regole possiamo seguire? Una prima regola è di stabilire un proprio tasso di inflazione personale, cioè farsi un paniere di beni di spesa, perché comunque è vero, le statistiche a livello nazionale e sovranazionale sono importanti, però ciascuno di noi ha delle abitudini di acquisto ed è poi lì che l'inflazione va a pesare. Proteggere il potere di acquisto dei propri risparmi, soprattutto lo dico per chi è vicino o è già in pensione, perché qui pesa molto di più l'importanza di proteggere i propri risparmi da appunto l'inflazione e mantenere comunque una certa esposizione azionaria. Questo magari può valere di più per i giovani. A questo proposito, io voglio ricordare che comunque le azioni non rappresentano di per sé uno scudo dall'inflazione, questa è una concezione sbagliata, però abbiamo visto gli studi e le analisi dimostrano che nel lungo periodo tende ad avere rendimenti superiori al tasso di inflazione. Quindi, se si è giovani, sicuramente l'investimento azionario con tutti i suoi rischi, però nel lungo periodo è destinato ad avere un tasso di rendimento superiore. E poi dico anche questo è importante: non compromettere il tasso di risparmio. È chiaro che se i prezzi aumentano, aumenta la parte di reddito che dobbiamo destinare ai consumi, però è anche importante non compromettere i nostri obiettivi finanziari futuri che si alimentano proprio con i nostri risparmi. Sempre rimanendo nell'ambito dei rischi, diciamo così, e rimanendo in tema di mercati obbligazionari, sarà interessante capire con te quanto sono pericolosi. E poi ti aggiungo anche un'altra domanda che può completare sicuramente questo aspetto, cioè dove si sono dirette le scelte degli investitori proprio, di fondi, naturalmente in questa prima parte dell'anno, cioè dove sono stati, diciamo, qual è stato il loro faro principale. Sì, abbiamo appunto questa situazione sui mercati obbligazionari può aver creato qualche preoccupazione, però bisogna ricordare che è normale che in una fase di ripresa economica i rendimenti salgano. E siccome sul mercato obbligazionario i prezzi e i rendimenti sono inversamente correlati, i prezzi sono scesi. Tuttavia, gli operatori sono convinti che non dobbiamo preoccuparci troppo di quello che sta succedendo e comunque lo abbiamo visto anche la presenza delle banche centrali a supporto della crescita non deve farci troppo preoccupare. Ricordiamo anche che se noi compriamo un titolo obbligazionario e lo teniamo fino a scadenza, a meno di caso di default, quindi di fallimento, saremo rimborsati con il capitale e nel tempo avremo gli interessi. Dove si sono diretti gli investitori? In realtà sembra proprio che gli investitori guardino ancora con interesse alle asset class più rischiose, quindi ai fondi azionari. Le prospettive di ripresa hanno sicuramente spinto i fondi azionari, bene anche gli obbligazionari. È interessante notare inoltre che c'è stato anche un interesse degli investitori per i fondi bilanciati e per gli alternativi che invece hanno avuto un lungo periodo di deflussi. Quindi nel mese invece di febbraio, gli ultimi dati disponibili, abbiamo visto una ripresa anche di questa asset class. Ecco, adesso mostrando il nuovo grafico che tu ci hai fornito, Sara, che posiziono subito così i nostri amici possono guardarlo, voi avete fatto, ecco, è quello che vediamo in questo momento, voi avete fatto una mappatura dei fondi in base al nuovo regolamento europeo sulla trasparenza degli investimenti sostenibili. Peraltro l'avevamo accennato, se non ricordo male, con te proprio nella puntata scorsa. Possiamo anticipare i risultati che vediamo qui schematizzati? Sì, possiamo anche, ecco, poi magari lanciando la prossima slide che ci aiuta a capire le differenze tra i diversi articoli, perché appunto la mappatura è basata sul nuovo regolamento europeo, la SFDR, un regolamento proprio sulla trasparenza in termini Sì. di finanza sostenibile per gli strumenti finanziari. E quindi quello che noi abbiamo fatto è abbiamo cominciato, chiaramente i lavori sono ancora in corso, a mappare i fondi.
fondi in base agli articoli 8 e 9 soprattutto. Ricordiamo che ci si riferisce proprio a questi articoli del regolamento europeo, il primo fa riferimento a prodotti che hanno caratteristiche ambientali e sociali, il secondo a quelli che hanno un obiettivo di investimento sostenibile. Da una prima mappatura in corso abbiamo visto che la maggior parte degli strumenti oggi è stata classificata secondo l'articolo 8, quindi il primo dei due, quello forse che ha requisiti dal punto di vista appunto della sostenibilità. Ok, Sara, scusami, è questa la slide a cui ti riferivi, perdonami, o quella di prima, adesso te la mostro. Ecco, questa ci aiuta a comprendere poi il meglio come la legge richiede di ripartire i fondi, e quindi ci semplifica anche poi la comprensione. Quindi stavo dicendo, la maggior parte articolo 8, meno sull'articolo 9, e questo l'abbiamo visto tanto in Italia quanto in Europa. Ok, allora io chiedo alla regia di mettere il secondo titolo di questa nostra puntata, che riprende sempre un must, diciamo così, che analizziamo con te, un must in generale, perché bisogna dirigersi verso, ecco, questo è quello, l'altro titolo, perdonatemi, diversità, equità, inclusione, che sono appunto le parole chiave che ci proiettano proprio verso il futuro. Voi continuate a monitorare, no, tutto quanto, quindi queste questioni, e avete analizzato proprio l'impatto sul valore delle imprese per le conseguenze del Covid. Qualche informazione in più, perché credo, insomma, mi ricollego a quello che ho detto in apertura di puntata, Sara, che forse siamo in un momento cruciale, no? Per, come dire, un po' che fa da spartiacque rispetto al periodo del Covid e rispetto al periodo in cui potremmo pensare di tornare alla normalità. Sì, lo abbiamo detto più volte che il Covid ha avuto un impatto maggiore sul lavoro femminile rispetto a quello maschile, e molte donne, lo sappiamo, hanno perso il posto di lavoro oppure l'hanno dovuto lasciare per occuparsi della famiglia, stanno pensando magari di rinunciare alla carriera perché è insostenibile da conciliare con le attività di famiglia in questa fase di emergenza. Insomma, si rischia di annullare anni e anni di progressi sulla diversità di genere. Abbiamo già lanciato l'allarme anche in occasione della giornata mondiale della donna, e le ricerche, il punto importante è capire che questo è un danno per le imprese oltre che avere riflessi grandi e importanti per le donne. Le ricerche infatti dimostrano una correlazione positiva tra diversità nei team di gestione e valore aziendale, quindi ci sono dei benefici ad avere dei team che sono composti da persone diverse, perché questo permette di attrarre talenti, di trattenere talenti, avere un miglior processo decisionale, una maggiore capacità innovativa e anche, bisogna dirlo, una migliore reputazione. Tutti questi fattori aumentano la capacità di produrre profitti, questo non lo dico io, lo dicono delle ricerche, e quindi è importante anche che si capisca che la diminuzione del numero di donne occupate aumenta per le aziende il rischio legato al capitale umano, e noi lo stiamo vedendo. Purtroppo è un rischio poco monitorato e spesso monitorato con indicatori insufficienti, però c'è questo rischio, e questo rischio le aziende poi lo corrono anche in termini di profittabilità. Ecco, in conclusione possiamo pensare che il Covid potrà portare a cambiamenti in positivo, naturalmente, su diversità e inclusione? Sì, il Covid ha sollevato molte questioni sulla diversità, l'equità e inclusione, e purtroppo ha anche accentuato disuguaglianze esistenti, e quindi c'è da aspettarsi e da auspicare che gli investitori utilizzino sempre di più gli strumenti di sostenibilità a disposizione per indirizzare questi temi, quindi l'attività di engagement, l'attività di voto nelle assemblee, e soprattutto si auspica veramente che ci siano più metriche trasparenti sulla diversità. Stiamo lavorando molto bene sul campo ambientale, bisogna farlo anche sulle tematiche sociali. Ecco, insomma, speriamo, no? Perché poi parliamo sempre solo di effetti negativi, che ci sono, ci mancherebbe, non li nascondiamo, però dobbiamo, come detto fin dall'inizio, guardare oltre, cercare di capire cosa possiamo aggrapparci per cambiare delle cose che forse avrebbero dovuto essere modificate già prima, ma che, insomma, sulle quali eravamo un po' in ritardo, no? Anche di questo abbiamo parlato spesso con te, con voi, Sara, forse è il momento buono.
È il momento buono di agire, è il momento buono di rendersi conto che questo è importante per la società, ma anche per le imprese. Sara, allora ricordiamo che intanto questa puntata, come tutte le altre, sarà sempre a disposizione sul nostro sito lefonti.tv per riguardare, per ascoltare tutto il bilancio che facciamo ogni mese, che naturalmente Market Star torna puntuale come sempre il primo mercoledì appunto del mese. Quindi grazie mille per la vostra collaborazione e buona giornata. Grazie a voi e buona Buona giornata. giornata Sara Silano di Morningstar Italy e tra poco torniamo sempre sulle Fonti TV in diretta.